Buongiorno e benvenuti al tour virtuale di Cantine Aperte. Io sono Flavio e oggi siamo qua in una parte un po' più nascosta della nostra barricaia e siamo davanti a questi cassoni dove ci sono le bottiglie della nostra linea dei Carati e i vini del Diamante. Questi sono i vini più importanti dell'azienda e hanno subito quindi un invecchiamento in barrique molto lungo e hanno bisogno di un conseguente invecchiamento anche in bottiglia. Solitamente questo invecchiamento dura all'incirca 6 mesi. Il vino, quindi, una volta imbottigliato, non viene etichettato perché sennò durante questo periodo le etichette si andrebbero a rovinare, ma viene messo nei cassoni e portato giù. I cassoni adesso li vediamo messi così, ma vengono portati giù in modo che le bottiglie siano verticali perché non si possono mettere subito orizzontali, sennò il tappo andrebbe a perdere. Giustamente voi vi starete chiedendo perché vengono messe così, perché c'è il tappo di sughero che deve rimanere a contatto con il vino in modo che non si secchi e che non vada a perdere la sua elasticità. Quando il vino è pronto per essere imbottigliato e venduto, etichettato e venduto, viene portato su e quindi i cassoni devono essere rigirati e viene fatto tramite una macchina apposta. I cassoni arrivati sopra e rigirati vengono poi automaticamente prese le bottiglie e messe sulla linea di imbottigliamento, passano attraverso una macchina che le lava e le asciuga per poi essere etichettate, scatolate e vendute. Quindi tutto il processo è automatizzato, tranne ovviamente il bello di stappare e bersi una bottiglia, che quello aspetta voi. Nel frattempo io vi auguro un buon tour virtuale e ovviamente vi aspetto qua in cantina. Ciao e buona serata. Buongiorno, benvenuti nella distilleria Delea. Abbiamo qua due lambicchi, una copia di due lambicchi di capacità ognuno di 1200 litri. Si carica con le vinacce o l'aggiunta di acqua, essendo la, diciamo, roba molto dura, e per poter estrarre alcol, le vinacce dobbiamo aggiungere almeno 50% d'acqua. Una volta finito la fase di carico, si chiudono sportelli, si avviano i miscelatori. Un ciclo di una lambicata dura circa un'ora, un'ora e mezza, e riusciamo a fare di vinace sui circa 1500 kg a lambicata. Partono in coppia, vuol dire che dovremo partire nello stesso a tempo, arrivare alla stessa temperatura, alla stessa pressione, così il vapore alcolico parte insieme e va nella colonna di rettifica dove si concentra per poter separare la testa, la parte non buona della grappa, è quella prima che esce fuori. Come vedete qua abbiamo un gruppo di valvole pneumatiche. La parte che viene buttata via di scarto teste viene prelevata automaticamente grazie a un apparecchio sopra, come vedete quello blu, che misura peso specifico, temperatura e determina grado alcolico. Per sicurezza una parte, diciamo anche della grappa buona, va trasferita in un serbatoio lì che abbiamo nell'angolo da 1000 litri, che viene ulteriormente ridistillata alla fine della campagna di distillazione. E poi la parte, diciamo, buona, cuore della grappa, viene prelevato in uno di quei due serbatoi da 1000 litri. Praticamente la grappa non la vediamo neanche, possiamo prelevare dal rubinetto di prova, assaggiarlo, degustarlo, però la grappa non si vede solo nella specola lì. Una volta finito ciclo di distillazione, i miscelatori si fermano, si chiude il vapore e procediamo a fase di discarico e ricarichiamo di nuovo. In una giornata riusciamo a caricarlo almeno 6 volte, trattandosi di vinace. Se distilliamo vino, il ciclo dura molto di più, diciamo circa 2 ore, dipende sempre dalle temperature esterne del prodotto.
Qua abbiamo quadro di automatismi, gestione dell'ambico, del carico, scarico, temperature, tutto ciclo. Possiamo vedere ogni singolo parametro. Ma poi abbiamo anche a fianco, lo faccio vedere il disegno, abbiamo anche delle colonne dei metilanti, se vogliamo purificare ancora ulteriormente, rendere la grappa, diciamo, più neutra, più pulita, possiamo utilizzare anche quello. Grazie per averci dedicato un po' di vostro tempo e speriamo di rivederci presto alle cantine aperte. Grazie e arrivederci.